Stacco senza aprire, torno subito. Flavio, me lo posso aprire io l'otto? Come? Me lo posso aprire io? Senti, caro il mio Willy Smith, lo so, sei un po' più chiaro di lui. Vai a aprire il lotto. Vai, vai, che noi ti aspettiamo qua. Il maestro Nigro pittura con le note. Cinquemila là. Calma, calma. Alle volte veramente affari tuoi si diverte ad inseguirci e, come dire, ad incoraggiare le nostre curiosità. Perché è la prima volta che succede quest'anno e pensa il fatto strano, ieri sera a cena fra di noi cielo si domandava, se può dire, se cielo, cielo si... Ci siamo chiesti sta cosa, dice ma... Cioè, com'è che ancora dall'inizio della stagione non si è verificato che un concorrente arrivi in fondo, abbia lui la X, e lo sai qual è la cosa bella, visto che stasera appunto ci hai portato nel magico mondo della ricerca della felicità, sentite che parole meravigliose, ricerca, felicità, questa è la tua X, ma l'hai scelta all'inizio della ricerca, affari tuoi ti consente di fare questo, la rimetto per ora qua nella sacca così è ben in vista per tutti, era un sacco di tempo fa quando l'hai scelta, siccome la X è nel tuo pacco tu hai rifiutato e quindi la tua serata, la tua ricerca della felicità finisce con la X, io ti propongo, non sei costretto, è il regolamento che ti dà questa possibilità, va bene questa? Assolutamente, ma non si pone proprio il problema. Quella. Questa? Sì. Quella. Ne apro un paio per curiosità. O vedi, se mi davi retta. 3 euro. C'erano pure i 110.000 però, per dire, c'è ricerca della felicità, quando sei stanco apro la tua, No, ma anche subito. Anche subito? Anche subito. Come finisce il film? Bene come il film con Willy Smith? La ricerca della felicità? È stanco maestro o ancora le va per me, questa è proprio per me, però se mi fate un regalo il maestro suona ma inquadrate soltanto Enzo, sempre questa maestro svisata come vuole lei e allora senza paragonarci al meraviglioso film questa è la nostra ultima scena della ricerca della felicità. Hai rifiutato 6.500, 13.000, 13.100, 18.3, 30.000, 10.000, 5.000, sempre al grido di la ricerca della felicità. La strada per la felicità, non lo dico io, l'ha scritto uno straordinario autore, la strada per la felicità spesso segue vie contorte, incomprensibili, a volte si deve tornare indietro, altre volte fermarsi per poi ripartire, l'unica cosa certa è che la differenza fra una vittoria e la sconfitta è minima. È un soffio di vento, è un passo fatto a sinistra invece che a destra, è un bivio che non hai mai considerato, una scelta non fatta, la felicità è tutta qui, è un attimo da cogliere al volo che però poi
dura tutta una vita. Ragazzo mio, hai vinto 200.000 euro. Grande, grande. Se ti vuole torniamo domani sera, grazie. Vieni, Mimmo, vieni, vieni, vieni. Grande. Saluta. Saluta. Sei felice? Io pure.